Ma che cosa è successo nel futuro? Dimmi, hai per caso incontrato Majin Buu? No. No, veramente la sua comparsa. Insomma, quello fu un combattimento durissimo, ma io ero stato addestrato dal sommo Kaioshin. Così sono riuscito a sconfiggere Dabura e Babidi e ho evitato la comparsa di Majin Buu. Solo che, a quel punto, si è fatto avanti un nemico ancora più spaventoso. Cioè chi? Avanti, racconta! Ti faccio ancora le mie scuse. Prima ti ho aggredito e non era mia intenzione. Perdonami. Ma no, non c'è problema, sta tranquillo. È che io non pensavo di essere riuscito a tornare indietro nel tempo e credevo di avere ancora lui di fronte a me. Ma lui chi? Cioè, che intendi dire? Quel tizio... diceva di chiamarsi Goku. Che cosa? Ma sono io! Stai dicendo che questo nemico spaventoso si fa chiamare Goku ed è identico a lui? Sì, ma è il suo aspetto. Questo mi fa un certo effetto. È la sua copia, ma indossa sempre degli abiti neri. Per questo lo abbiamo chiamato Black Goku. Black Goku? È forte! Mi piacerebbe chiamarmi così. Ma che cosa dici? È un nome talmente banale! Mamma... A dire la verità, glielo hai dato tu nel futuro. Sarò anche stata io, ma non ero veramente io. Comunque, Black Goku un giorno improvvisamente è apparso sulla Terra e ha pronunciato queste parole: io spazzerò via tutti i terrestri nel nome della giustizia. In quel modo aveva già distrutto molti altri pianeti con tutti i loro abitanti. Ho combattuto contro di lui per un anno intero, ma ormai sulla Terra siamo sopravvissuti in pochi. Nemmeno la mamma è. Poco prima che tornassi qui, lei... No! Cioè, stai dicendo che sono morta? Ah, bene, e tu non hai saputo fare altro che fuggire qui come un vigliacco. Papà! Ehi, perché gli stai parlando così, Vegeta? Zitto! Tu non ti mischiare! È questo che stai dicendo? Che un fiero guerriero Saiyan è fuggito davanti al nemico? Non è così!